A Vallefoglia si rientra a scuola in una parziale normalità. A partire dal 14 settembre, come per la maggior parte degli istituti italiani, infatti, riapriranno i battenti le scuole del comune, le quali, in ottemperanza delle regole anticontagio, saranno predisposte al fine di mantenere il distanziamento sociale tra gli alunni. Un compito non troppo arduo, anche grazie alla lungimiranza delle amministrazioni che si sono succedute, le quali hanno dotato in precedenza i plessi scolastici di banchi monouso e locali ampi. Tutti gli investimenti che noi abbiamo fatto nelle scuole ce li ritroviamo, nel senso che noi abbiamo costruito molte aule in più, sia in via Guidi, sia aule in più, sia vicino alla chiesa di Montecchio, alla Materna, tre aule in più, e più aule a Bottega. Abbiamo cercato di fare investimenti anche nella scuola media Pian del Buscolo per renderla ancora più sicura. Stiamo progettando l'ampliamento della scuola media Pian del Bruscolo, stiamo progettando l'ampliamento della piscina che è funzionale alla scuola e alle palestre. Anche la mensa scolastica ed il trasporto saranno assoggettati alle norme anti-Covid per garantire la salute degli alunni e delle rispettive famiglie. Mi sono occupata anche dei sopralluoghi relativi al servizio mensa, anche questo verrà garantito, poi a seconda del plesso verrà valutato se gestirlo sul doppio turno oppure prevedere il consumo diretto del pasto in aula attraverso la lunch box. Ieri sono scaduti i termini per la presentazione delle domande relative al trasporto e pertanto in base alle domande pervenute valuteremo la dotazione di ulteriori pulmini per garantire il trasporto a scuola. La ditta ci ha già garantito l'utilizzo di un nuovo pulmino e in base alle domande poi ridisegneremo un po' i percorsi e questi verranno comunicati quanto prima alle famiglie, possibilmente entro il 7 settembre. Tranquillità e normalità, quindi il messaggio che le autorità vogliono comunicare alle famiglie per un rientro a scuola in piena sicurezza. Vallefoglia, diciamo che inizia l'anno scolastico senza grandi problemi, fermo restando che dovremo convivere finché non ci sarà un vaccino con le mascherine, con le distanze, con l'igienizzazione, con una più forte igiene personale dei luoghi, dei siti, e come bisognerebbe far sempre, a prescindere da questa vicenda della pandemia.